Si è svolto presso il Parco della Scienza a Teramo il tavolo regionale dell'automotive, un incontro cruciale organizzato dall'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, sindacati, università, associazioni e organizzazioni di categoria, tutti riuniti con l'obiettivo di valutare azioni mirate a sostegno delle aziende del settore. Sviluppa una riflessione necessaria, importante, non potremmo non farlo, sul settore che abbiamo detto essere il più produttivo della nostra regione. Quindi è un momento di confronto, ci riaggiorniamo in base ai dati che abbiamo, ai numeri che abbiamo con i sindacati, con le imprese, con le rappresentanze datoriali. Ho voluto fortemente ci fosse a questo tavolo anche l'università abruzzese, sia l'università che ha una vocazione più scientifica e di innovazione tecnologica come quella dell'Aquila, ma anche quella che analizza i numeri dell'economia e prefigura i trend economici come appunto l'Università di Pescara. L'incontro segue quello dello scorso 3 luglio a Teramo, organizzato per discutere della situazione del settore automotive provinciale, che tra lavoratori diretti e indotto occupa circa 3.500 persone. Al tavolo di oggi è anche approdato un documento sulla provincia di Teramo con punti ritenuti centrali dalle parti sociali, soprattutto per sostenere il comparto nell'immediato e garantirgli un futuro più solido tramite azioni mirate. Quello che chiediamo alla Regione è che governi questo processo, che dia attenzione appunto al nostro territorio come ad altri, che si sviluppi una azione, oltre che relativa alla ZES, anche nella valutazione di un'area di crisi complessa, magari dedicata solo e esclusivamente al comparto, al settore dell'automotive, attenzione alla formazione all'interno del territorio, coinvolgendo anche l'università e tutte gli altri centri di ricerca e formazione, e poi ovviamente il tema del lavoro, in una fase molto delicata, una fase in cui abbiamo anche tanti lavoratori a rischio, e chiediamo che ci sia garanzia per l'occupazione stabile, quindi mantenere anche quel giusto, corretto equilibrio tra la flessibilità e la stabilità, che non può assolutamente venir meno. Devo ringraziare i sindacati provinciali, perché nel corso di questi mesi sono stati fondamentali nel dare impulso, spinta al territorio. Noi sindaci abbiamo un dovere, che è quello di governare il rapporto tra il territorio, tra le istituzioni, chiedere anche la modifica della legge sugli interporti, anche questo c'è nel nostro documento, così come il potenziamento delle aree industriali. Ecco perché la firma da parte di ARAP del documento provinciale, il coinvolgimento di ARAP, è un segno ulteriore di grande attenzione.